Ed eccoci nuovamente qua, signore e signori, siamo tornati pronti a raccontarvi un'altra partita di U-Masters e so che il morale sarà basso, ovviamente, però ricordiamoci, questo è praticamente un torneo unico al mondo, ci sono giocatori di talento elevatissimo, godiamoci un po' di sano League of Legends, perché la prossima partita potrebbe essere davvero frizzante e divertentissima, tra Zero, Tenacity e Vitality E poi c'è da tifare Italia, perché B. questo Master non ha soltanto le nostre due portabandiera Outplayed che ci ha lasciato il play-in e Matchco che stanno attualmente disputando il group stage, ma ci sono anche i tricolori che sventolano in cielo del buon Noodles, analyst dei Vitality B, oltre che del roster main Vitality in LEC, e del buon Jitsu che è tornato dopo tanto tempo in LVP in Liga Spagnola e che sta accompagnando i suoi Giants all'interno di questo group stage, per ora, tra l'altro, sull'1-0 nel gruppo A. Quindi forza Noodles, forza Italia, forza Vitality B e se posso, remiamo anche un pochettino contro i Zero Tenacity, che sono una di quelle regioni, con la Polonia, l'Ultraliga, che nelle graduatorie vediamo un pochino più da vicina e che se tiriamo giù con noi, ci facciamo saltare in aria se all'Ultraliga gli rubiamo magari uno slot più avanti, facciamo il 2 per 1, tifiamo per Noodles e tifiamo per la longevità dell'Italia, del vicinanza all'interno dello Master. Dai. Io non ci riesco però a fare contro l'Ultraliga. Da sempre è una delle regioni che mi appassiona di più. È molto divertente. Era quando c'erano anche giocatori di È una fucina di ottimo talenti, poi. livello. Esattamente, è comunque una fucina di talenti. Giocatori che conosciamo ce ne sono: Sebex e VZZ. Sebex magari lo ricorderete più facilmente visto che ha avuto un paio di split più recenti. Ma nel 2019 erano i Samsung Morningstars in Summer proprio con VZZ come tiratore. Quindi sono due vecchie glorie del PG Nationals. E c'è subito ovviamente il ban della Annie di Sebex, manco a dirlo. Mi permetterò più avanti, prima voglio parlare di draft e di questa partita. Vi premetto già che prenderò una bella parentesi di partita per tessere le lodi di Shigenda, perché ce ne sarà bisogno, ma per ora via tre ban per Diplex, perché io parlo di Shigenda, ma il mid laner di Vitality B è forte forte, Sta ragazzi. spaccando, sta veramente spaccando Diplex, il jungle mid duo è sempre sulla bocca di tutti, Skins che ha avuto trascorsi di sub in LEC, Shigenda, Jeskla e Jackdaw hanno avuto trascorsi da titolari in LEC, Diplex è l'astro nascente, giocatore classe 2003, forse 2004, che Mando sta subito tanto la pagina aperta. distruggendo totalmente il field di EU Master e Mila. che merita davvero tanto, potrebbe essere uno dei grandi nomi che vedremo appunto traslare dall'EU Master nell'LEC, come all'epoca era stato per Eloy, come è stato per una serie di incredibili giocatori. Eloy ancora di più perché partì dal circuito Tormenta addirittura, c'è proprio tutta la gavetta diventando l'emblema del percorso del Path to Pro di Plex. Segnatevi questo nickname, potrebbe essere delle prossime. A prendere la draft è filtrata quella Kalista B1, che è stata molto intelligente da parte degli Zero Tenacity bloccare, visto che i Vitality B hanno fatto loro il favore di bannare Draven, uno dei più forti counter. Si attestano però su una carry lato debole, in corsa inferiore, che Jeskla sa padroneggiare benissimo, con quella Felios, uno dei migliori campioni appunto lato debole per farmarsela sotto torre in tutta serenità. Tra il Flit, se lo vorrà impiegare, e il Severo, c'è grande sustain, c'è anche l'opportunità di pulire velocemente le ondate. Trundle si configura già molto bene contro quello che è il pick degli Zero Tenacity, però prendere Ornn così presto non dispiace, visto che comunque è uno di quei top laner blind pick molto forti, che la lane se la gestiscono molto bene, però sicuramente sarà il bersaglio preferito per quel soggiogare di Trundle. Per il momento sì, Ornn è un po' l'eccezione, Mumus potrebbe avere un brutto quarto d'ora sia ad affrontare il Trundle Skins sia eventualmente il campione di scelta di Shigenda, in corsa inferiore tanta aggressività dal lato di Zero Tenacity, tanta buona risposta nell'oppressione di lane con Aphelios e Reinhardt Glask nelle mani di Jackdrawl. A questo punto il focus va sulla mid lane ancora, c'è bisogno di andare a tarpare un po' le ali a Sevex, specialmente ora che sai che probabilmente andrà ad optare per un mago, campione da danno magico più tranquillo. Io non voglio iniziare a chiamare cose strane come la Kalista mid lane perché sto guardando lo storico di Sebex e Non non farlo. vedo Kaliste, però ha giocato Ezreal, ha giocato Tristana, quindi non lo so ragazzi, prepariamoci, non dovrebbe essere questo il caso, ma occhio.
piace anche la scelta di Renata, sicuramente tra i migliori esatto. compagni di reparto per Aphelios, il salvataggio a poter salvare letteralmente Aphelios dal brusco all-in di Kalista e Nautilus, un tra l'altro boost alla possibilità di wave clear per le circostanze in cui inevitabilmente Kalista è ancora in flashback della Kali di prima, Kalista e Nautilus faranno wave management 2 contro 0 perché purtroppo non potranno dire nulla e fare nulla di Ascla e Jactrol, ma lì a quel punto si pulisce velocemente l'ondata, si recolla in tempi brevi, si torna in corsia, si torna a ricoprire il ruolo di lato debole. Saltano due midlaner, forse i due migliori hyper carry della corsa centrale di questi tempi, insieme a Victor, un po' la santissima trinità dei mai da scaling che potevano finire nelle mani di Sebex. Rimane ancora Victor, può essere un'ottima opzione per il B4-B5. La top invece è oggetto dei bandi di Zero Tenacity, che devono giustamente coprire il più possibile quell'Orne, che già deve fare i conti con un anti-tank per eccellenza entrando al costo su giocare, seppure deve trovarsi contro Gueno Fiora, o fare altre F4. Arriva Natalia, potenzialmente flessibile ancora, ma dovrebbe essere quella di Diplex. Non mi aspetto vari spostamenti del Trundle in corsia superiore. Quindi hai mobilità di mappa per giocare in maniera più aggressiva insieme a proprio Skins, non essendoci Ari e Sylas, è un ottimo pick ovviamente questa Thalia a questo punto, non temi davvero nulla. È arrivata la Tristana mid, è arrivata, serviva danno magico, no, arriva Tristana mid in Persevex a questo punto, non arriva comunque danno magico per ora perché questo è un over su Velvet al momento. Wow, sto pensando alle interazioni, sto pensando a come Tristana si interfacci con Thalia e mi suona bene, perché lo shop di Tristana dovrebbe essere abbastanza problematico da risolvere per Thalia. Penso che ci siano anche molti angoli in cui puoi bufferare il rocket jump in faccia allo smottamento di Thalia. Sono diverse le interazioni che possono fare la fortuna di Sebex con Tristana in questa corsia centrale, per cui ben venga, ammesso che non sia Kalista che con la postura marziale saltella attorno agli skill shot di Thalia, però indubbiamente questa selezione del marksman in più mi piace perché va a rendere molto forte il tema del non sostenuto che porta questa comp, oltre appunto con l'iniezione di Karthus infine come unica bocca da fuoco AP, e c'è tanto crowd control per cui questi marksman lo spazio secondo me lo troveranno. Per quanto riguarda l'R5, Aatrox è un'altra ottima scelta contro Ornn, c'è sempre per Ornn la possibilità di uscire dalla gabbia di Aatrox con il soffio del mantice, ma a quel punto ti fai stanchi le 3 istanze di lama del Darkin. Storicamente è molto forte Aatrox in più Ornn. È vero che Ornn può accontentarsi di fare il lato debole e farmare le wave, Aatrox però è di quei campioni che ti vengono anche a bullizzare sotto torre, producono facili dive e snowballando il game da quella fase di corsia possono diventare il primo carry a diventare un problema per la coppa avversaria. Assolutamente sì, Shikenda è il giocatore che può prendere in mano la partita senza alcun problema da quel punto di vista, già partita dalla fase di corsia. Tornando un po' al discorso Tristana contro Thalia, la cosa oltre alla meccanica ovviamente del buffer del salto razzo, che è importantissima per qualsiasi matchup del genere per Tristana, va considerata anche la sua E, la passiva della E in particolare, perché sappiamo come gestire Thalia, come gestire questi maghi con alta mobilità di mappa, gli schiacci sotto torre, e Tristana quello storicamente in questa centrale prende prio a prescindere. Questo vuol dire che Thalia non si può muovere, vuol dire che Karthus può farmare, vuol dire che Trundle non può invadere ed impedire il farm di Karthus. È più o meno lo stesso scenario di cui abbiamo parlato prima, ovviamente con Tristana lo fa in maniera un po' più automatica rispetto ad un Nocturne, ma vedremo, perché comunque gli Zoom vanno a cercare il Karthus di Ryuzaki. Questa è una partita, avevamo detto, divertentissima da guardare, speriamo che lo sia davvero, con i due jungler che iniziano a scambiarsi più di qualche cortesia. Mano agli hashtag, signori, hashtag Z10win o hashtag VitBWin. Dovrebbe essere l'unica volta in cui Skins e Ryuzaki vengono a confronto effettivamente, perché dovrebbe essere un game abbastanza tranquillo per Ryuzaki. Ornn comunque è di quei lati deboli che può rimanere relativamente sano ed è difficile da divare, per cui non dovrebbe crearsi uno scompenso per la giungla. Mid abbiamo già delineato come Sebex possa essere il principale portatore di prio dell'intera mappa. Botlane si è draftato una Kalista lane con support da ingaggi. Si potrebbe soffrire in certe circostanze il rimbalzo dell'ondata, dove Jeskla e Jactrol possono trovare lo slow push, però con lo slow push viene sempre col pericolo di trovarsi un'ancora nei denti, come quella che Jactrol per un pelo schiva in questa istanza.
Quando in invade, gli Zero Tenacity vogliono già portarsi su ritmi molto aggressivi di farm per Ryuzaki, andando a togliere qualcosina skins. Lo fanno passando davanti agli avversari, che quindi avranno informazioni a tal riguardo. E vedono anche Mumus in lane, quindi sanno perfettamente cosa sta succedendo. Dall'altro lato, Randall però sta correndo verso i lupi. Si incontreranno? Penso proprio di sì. Ryuzaki non ha HP in questo momento. E dall'altro lato c'è un Trundle col PTA. Ciao ciao Ryuzaki. L'early game di Karthus è appena finito. First Blood per Skins. Se l'è un po' cercata Ryuzaki. Mi perdonerà. Fabio, oh, però il Sevex. Drain di Sevex. Eccolo che va in. Fa sentire già la carica esplosiva. Priorità sui minion e danni con quella pioggia di lame. Danni, danni, danni. Addirittura zoning e potrebbe essere un freeze perpetuo. Poi sappiamo che lei, appunto la passiva di Tristana fa un po' il lavoro di rottura del freeze, che Sevex lo voglia o no. Però partire così non è affatto male. I prossimi CS potrebbero essere molto tosti da farmare per Diplex. Potrebbe essere invece Lane Kingdom per Sevex. Però Ryuzaki non deve prenderla così ottimisticamente la situazione, tanto da andare a prendersi queste libertà. Vediamo, perché al momento penso che la partita sia abbastanza tranquilla con questo crash gigantesco di ondata in corsia inferiore per permettermi di aprire quella parentesi su Shiganda. Mi prendo volentierissimo. Semplicemente al momento, riflettendoci un po', penso sia il mio giocatore Yarel preferito, senza ombra di dubbio. È un top laner allucinante di quanto è forte individualmente. Ha avuto un'esperienza molto sfortunata ovviamente in ADC con dei Vitality che non stavano ingranando. Era stato sostituito, quando è tornato aveva fatto vedere qualcosa di più positivo, ma ora è fermo nell'Academy, anche perché c'era stato l'investimento per il tentativo di Super Team. Quindi vedremo se avrà un po' più di fortuna in futuro. E quando abbiamo fatto il discorso con Deidara, confronti fra i vari top laner che sono stati PG National, si ha detto non voglio parlare di altri giocatori, vediamo se Sevex riesce a salvarsi. Stordito, salto razzo che però viene utilizzato, pilastro perfetto, il flash al di là del pillar stesso. Finisco la parentesi, se Deidara dice non voglio parlare di altri top laner, ho parlato con Gabbo molto spesso chiedendogli il confronto con i top laner U-Masters, e il primo nome che veniva fuori quando pensava a quelli che lui riteneva migliori di lui era sempre quello di Shiganda. Direi che vedremo molto presto, perché se non avete già seguito il percorso dei Vitality all'interno del play-in, se non avete seguito i precedenti trascorsi di questo giocatore in LEC e in LFL, sappiate che state per assistere, tranquillamente lo dico, a uno dei migliori top laner d'Europa, e non escludo nella mia mente anche di se stesso. Quindi ok, dentro tanta festa in bot, un'ottima stretta di mano per allontanare tutti quanti da Jeskla, ma quel salvataggio non ti porterà nulla. A di carry di Vitality B e cade per mano di Ryuzaki. Si rimette un po' in carreggiata Karthus, c'è uno 0 ora vicino a lui ed è il differenziale rispetto a Trundle. Ottimo questo, ottimo iniziare a tarpare le ali a Jeskla, specialmente perché ha preso tutte le sue summoner spell. Tardivo di quel salvataggio, ma più che tardivo era velleitario, non c'era assolutamente modo di provare a salvare Jeskla in quello spot. Devo dire, una bella foresta di crowd control che devono navigare qui, comunque con un sacco di crowd control che arrivano dalla Q di Nautilus, dall'ulti di Nautilus, dalla passiva sull'autoattacco di Nautilus, dalla chiamata del fatto con cui potrà fare poi lo yo-yo dentro e fuori Voidus. È un bel engage e disengage tutto in uno, questa corsia inferiore. Sarà la proiezione in avanti di questi due tiratori. Occhio, Mumus. L'uso dell'antice, il pilastro non è ottimo, non riesce a bloccare l'Iorna, solo a rallentarlo. Invece l'ancora di Voidus è dritta sul bersaglio. Skins sta subendo molto, Giganda prova a mettere giù danni, ma l'ustione arde sul suo jungler che flasha via e riesce anche a salvarsi. Flasha anche Giganda, ma c'è ovviamente la devastazione di Ryuzaki, è arrivato anche lui. Non riescono ad uccidere l'uno e l'altro, ma questi sono degli Zero Tenacity sprontati, che aggressivi. È una delle wave più grosse che ho visto nella mia vita. Sono tre intere più rimasugli. Sono tre intere. Sono quattro praticamente. Perché sono tre intere più rimasugli, sì. Mamma mia. C'è un caster. Mamma mia. Sono 10 caster. Sono quattro wave, letteralmente. Mamma mia. Brutale. Non male, non male qui Shiganda, per quanto abbia tirato un bellissimo salvagente a Skins, che è sopravvissuto con i punti vita in singola cifra. Va a rinunciare ad un bel po' di quell'esperienza, poi tippa per andare a raccogliere quel che resta della wave. Credo che a questo punto, col ritmo di pulizia della torre, un paio di quelle quattro wave staccate si siano già risolte. Destino analogo per la corsia inferiore, per almeno c'è Vivisi a raccogliere.
perdono decisamente meno in questo fronte retro della giocata gli Zero Tenacity, però non è affatto male per Felios trovarsi a questo minutaggio, addirittura a condurre un po' il flow del gioco trovandosi sopra di farm, anche se ha dovuto scontare una morte. E oltre che sopra di farm, quelli sono comunque 500 gold, perché sono tre placcature che sono state conquistate da Jeska, sono veramente tantissimi tantissimi soldi. Qua Voitus cerca un'ancora un po' velletaria, questo potrebbe aprire lo spiraglio ai Vitality per un'aggressione che non arriverà. Io ho, mi sono dedicato a testare le lodi di Shiganda, ma occhio perché Mumus ha appena preso l'ustione e ha la sua suprema, è l'horn momento, quindi occhi incollati a quella top lane sulla minimappa e non solo, anche sui ritratti dei giocatori, perché Shiganda ha la suprema ma non ha flash per scappare. Ah, effettivamente andando a fare un po' un recap di quanto accaduto su questo early game, non mi sento affatto di dire che i Vitality si erano messi male. Ho trovato sicuramente dei bei lampi di Zero Tenacity con l'uccisione trovata su Karthus, con la midlane su cui Sebek sta imponendo il proprio gioco, ma questa bot che sanguina assieme alla top sta potenzialmente minando il jungling di Ryuzaki e Skins potrebbe benissimo giocare con un pochino più di cattiveria da quelle parti. Ad esempio ora l'utilizzo del bulbo di visione sta gridando a tutti di dare TV la posizione di quel Karthus. C'è un muro della tessitrice a disposizione di Diplex, c'è anche la possibilità di beneficiare di doppio aprire nel solo lane. Skins qua può prendere e tirare dritto al Karthus nemico. Se visione, se ci fosse un pochino più di prio sulla mid soprattutto, ma sta rotando anche Jektroll, potremmo vedere una forte contesa per il messaggero. Sembra proprio questo il caso, anche perché da un lato c'è VCC rimasto in bot e dall'altro c'è una Felios che sta correndo. Skins incontra Mumus e ora troveranno anche tanti danni. Skins si allontana con l'ustione che arde, salta in aria Shiganda ma continua a mettere giù i danni e trova l'uccisione su Mumus. Ryuzaki deve flashare dalla scossa sismica di Diplex. Questo potrebbe essere già così messaggero non solo gratuito ma con anche qualcosina di guadagnato da parte dei Vitality B, che però vanno ancora in avanti. Viene bloccato Sebex lì sul posto, allontana Jeskla con il Buster Shot ma poi non può avere salva la vita, cadrà per mano di Skins mentre Shiganda continua a martellare giustiziando Ryuzaki, trovando l'uccisione. E anche se c'è il Requiem a disposizione, Ryuzaki non può premerlo. Questo è un disastro per il Zero Tenacity. Non molti top laner possono davvero permettersi di tirare fuori un buon Aatrox, intanto resetta il messaggero, ma non sarà un problema risolverlo per jungler e bot laner dei Vitality B. Ma Shiganda ce ne sta facendo vedere uno veramente bello bello bello. Apertura sul fight con lo sterminatore di mondi, immediato reset e poi follow su quello che restava degli Zero Tenacity, seconda uccisione inflitta a Ryuzaki, parte di uno Shiganda veramente assatanato, 28 CS di vantaggio su Ornn, non sono poi così fisiologici del matchup, ci mette assolutamente del suo. Con tre uomini addosso poi trovare questa uccisione, estremamente importante per tornare al fight, fosse caduto subito Shiganda avremmo visto un fight totalmente diverso, addirittura Zero Tenacity avrebbero avuto probabilmente il pallino del gioco. Jektroll, che non è ancora provvisto comunque di livello 6, rappresenta comunque un bel setup con la stretta di mano, può fare salvataggio su di sé aspettando un reset, aspettando un'uccisione che infatti poi arriva puntuale dalla parte di Shiganda su Ryuzaki. Hanno poi scacciato e abbattuto anche Sebex nella parte bassa del nostro schermo. Questo messaggero è stato perfettamente consolidato dai Vitality. Ed ora i Vitality B che si trovano a condurre il flow del gioco per 2000 gold e spicci. I numeri sono tutti viola, tra l'altro piccola parentesi, visto che comunque sta andando un po' come ci aspettavamo questa partita. Mi sono accorto solo ieri che abbiamo questo overlay, che è quello lo stesso overlay che hanno in LEC, nonostante io lunedì abbia visto tutte le partite. Lunedì mi sono guardato tutte le partite senza accorgermi di questo ben di Dio che ci ha fornito Riot in questo caso. E devo dire, ieri è stato un impatto abbastanza strano, perché è veramente comodo poter vedere costantemente il divario in gold tra i giocatori. È molto comodo vedere anche quelle belle icone che hanno messo. Le rune all'inizio sono un po' più complicate magari rispetto a quelle che siamo soliti vedere con l'icona in basso, però ci stiamo abituando un po' a tutto. Sì, posso dire, soprattutto in LCK ci servirebbe, visto che sì, il tabellone spesso non è indicativo di quello che succede negli inventari di giocatori. Una lega, lo sappiamo, tremendamente efficiente, alcuni ignoranti diranno noiosa, però farebbe un gran comodo soprattutto in quella Legacy dove poche altre indicazioni sullo stato del game si possono avere se non la differenza in gold direttamente così esposta sempre, così come il KDA, il farm e gli inventari. Ma
tornando a parlare di mappa, tornando a parlare di questa bot, il vantaggio Visi lo ha rosicchiato. Sono decisamente online anche in bot, e poi sappiamo che sta molto meno a Kalista andare online. Potrebbe già essere virtualmente con quei Berserk Eclipse e una daga a supportare l'attack speed con cui lancerà lance a un ritmo molto sostenuto, ma subito sulla mid lane. Scambio. Però Ryuzaki potrebbe cadere, è un 1 per 1 per adesso, c'è il pilastro per rallentarlo, non ha il flash, non è che potrebbe cadere, cadrà, punto. C'è il Requiem che trova anche un po' di danni ora su Skins, sappiamo che quel muro del dolore va a togliere senza magica, ma non ha abbastanza pochi HP per essere giustiziato in questo caso. Aatrox, mentre Mumus viene interrotto nella sua fuga, Shikenda non spende il flash dopo aver guadagnato quello del top lane d'avversario. Lezione di top lane con il maestro Shikenda. Eh sì, tra l'altro può fare veramente quello che vuole. Sa che non c'è TP, quindi può fare quello che vuole. Il crash forse è la cosa migliore, anche perché c'è un po' di rimasuglio di wave. Sono... no, è una wave intera. Semplicemente una wave intera che ha protetto con la pulizia veloce dell'ondata. Qui mid però non abbiamo visto per intero questo scambio, ma è il più classico degli all-in kamikaze di Tristana. Ce lo scambiano per uno, diventa 2-1 al momento in cui Skins è ancora provvisto del suo pillar con cui bloccare a terra Ryuzaki, inseguirlo, ciomparlo e portarsi a casa una doppia uccisione. 4-0-1 per Skins, e quello è un Trundle tosto da risolvere. Abbiamo detto che c'era gran bisogno di tenere al guinzaglio questo Trundle, perché sarebbe stato il principale elemento anti-tank per scoperchiare la testuggine dei Zero Tenacity che deve trovare Nautilus e Ornn a copertura dei tre backliner. Bene, se c'è il suo giocare e se c'è un Trundle in questo stato, forse quella backline non troverà mai spazio per fare DPS, verrà costantemente investita da Trundle e da Aatrox. Anche perché è un Trundle che ora sta convergendo verso una build più tankosa, una doppia armatura di stoffa che potrebbe andare a comporre una Warden Mail per poi avere il Fulcro dei Geli. Molto comoda contro la composizione di Zero Tenacity, ovviamente, stretta di mano. Non possiamo parlare di Trundle perché Mumus rischia già di cadere, alla fine è solo una testata del messaggero. E dicevo, questo è un vantaggio che sì, qualcuno potrebbe dire è un po' sprecato visto quello che hai ottenuto. Mamma mia, cazzo, sì, sì. Lacerazione brutale su Shikenda, che piange effettivamente. Pesante, anche uno shutdown di piccola taglia, però è uno shutdown non di meno. Sì, aveva gran bisogno di una risorsa di questo tipo per rimanere sulla linea di galleggiamento di questo game. Dai, va 3 sulla top. Mumus stavolta non può salvarsi. Skins raccoglie un'altra uccisione. Jacktroll rischia di cadere, ma esce per un soffio dal range di torre. È già partita la veglia lunare. Quelli sono tanti chakram per aver colpito un solo avversario. E sono contenti dello scambio. Sicuramente sì. Guarda quanto danzano quei mini shuriken attorno al colpo di Jeskla, che ora smezza Ryuzaki con un singolo auto-attack. Tanto ha accumulato la sua arma bianca. Questa è una torre che cadrà senza alcun motivo di difenderla da parte di Zero Tenacity. Nonostante il movimento di Sebex, non c'era possibilità di tenerla in piedi. La gold lead è veramente brutale in relazione al minutaggio, ma corre play, andiamo a vedere il valzer di VCC. Lunghissimo trade, eccolo lì dove lo perde il 13 get. Mancando quella W, manca anche l'appuntamento con la risoluzione della solo kill. E quando sei un puntaspilli, c'è la lacerazione e la conseguente kill da parte della Kalista. E poi il dive a 3 contro 2 con Mumus che non fa neanche in tempo a richiamare con l'R1 dio della forgia. Ma non era presente tutto, no, vedo bene. Altro che dare una testata alla torre di protesta su questo ennesimo dive di Shikenda e di Skins. C'è il più facile dei chakram a scagliare contro quello che resta di quella top lane, di quel supporto Voitus in top lane. E abbiamo poi anche visto Ryuzaki annientato da un singolo colpo dei crescendo di Jesper. Una Felios che ha avuto tutt'altro che una brutta fase di corsia. Una Felios che farà sentire molto in fretta la propria pressione sul game. E non era quello che volevano incontrare in Zero Ten. Speravano in una totale eliminazione dai giochi di quella Felios una volta che contro gli si trovavano una Kalista e un Nautilus. Qua Sebex ci lascia. Vabbè, stavolta niente da fare. Un'altra uccisione per Jeskla. Non parlerò neanche più di Skins, perché ormai è abbastanza autointuitivo quello che può fare questo Trundle. Mamma mia, autointuitivo quello che può fare questo Trundle anche con una build più tankosa. Torre che va giù, ti faccio parlare tranquillamente dell'inventario di Jack, perché puoi gioire quello che vedi. Fai bad, è l'unico modo di giocare contro Karthus. Ma poi sappiamo tutti che sono state patch toste per gli Enchanter. Hanno targettato molti Enchanter nello specifico sul campione, penso ad esempio a Seraphine, che è stata abbastanza distrutta in 12 e 14, se mi ricordo, ormai le patch sono un po' a
affollate nella mia mente, ma soprattutto hanno preso precauzioni contro il Forbidden Idol e tutti gli oggetti da Enchanter che vi si compongono. Quindi l'opzione del Solari per gli Enchanter è da considerarsi molto più spesso, secondo me, di quanto non venga fatto. Non credo ci sia tanto da poter dire in questa partita. Votius prova ad inseguire Diplex, non fa in tempo neanche a canalizzare la carica a profondità perché il millenario di Vitality DB già flasha via. Poi rivediamo anche l'azione, ma è stata una lenta e costante esecuzione degli avversari da parte del team giallo. Hanno un bel pick off, hanno linee forti che hanno tradotto il proprio vantaggio in qualcosa di assolutamente disgustoso. E cosa è successo? Torre top, ok, pensavo ci fosse scappata un'altra kill. Qualcosa di tremendamente oppressivo nei confronti degli avversari. Hanno i campioni giusti per veicolare anche uno snowball. Nonostante abbiano Aphelios nella composizione, il resto dei campioni può benissimo fare reparto e chiudere i game anche relativamente in fretta. Atrox campione da snowball, Trundle campione da snowball, lo è anche Thalia. Per carità, non si poteva aspettare che un verdetto simile a questo per un game che vede LFL e Ultraliga a confronto. Dovrebbe essere un pochino più tesa se pensiamo che questo è il terzo seed dell'LFL che si è dovuto fare pure il play-in, e se pensiamo che per i Zero Tenacity questo invece è il primo seed in assoluto. Sono i campioni dell'Ultralega questi Zero Tenacity. Chi ha visto però Master per un paio di edizioni non si sorprende più. Subito, così, acquisizione forzata che va a connettere anche su VCC. Voi tu sei raffitto dalle lance, arriva Sebex, il Rekem è stato già utilizzato, c'è anche la chiamata del fato, ma si va a infrangere sul Red Dead Troll il povero Nautilus, e Jaskla ringrazia con un'altra uccisione. Non ti faccio la domanda cosa ne pensi del Collector che sta buildando per questa partita, perché veramente Mumus non accetta minion. Mumus non è un tank al momento. Può. Assolutamente. Poi devo dire, sai che io sono grande fan di alcuni giocatori del super server cinese, mi seguo le loro vicissitudini e qua spostiamo la telecamera, non siamo in fascia protetta. questo assedio è veramente impietoso. È l'andamento giusto per fare Collector, è l'andamento giusto per fare oggetti dalle 3-3 su Aatrox, quello a cui pensavo, quello a cui volevo tradurre, quello, il segue che volevo fare, è che è talmente pesante il vantaggio di top che buon Xiaomon, il migliore Aatrox al mondo, perché semplicemente è il miglior Aatrox del super server cinese, che sappiamo essere il server più competitivo, quello a cui puoi accedere soltanto se sei di rango di Diamond 2 o maggiore. Quindi i challenger di quel server sono una razza diversa, sono delle cave da laboratorio, dei super uomini, e lo vedo spesso buildare Serill da Rush, oggetti da letalità a seguire. Questo poteva essere l'angolo perfetto per farlo. È un po' la mossa del one trick in solo queue, ci sta che non voglia fare qualcosa del genere Shigenda, ma visto e considerato lo stato pietoso in cui versa Mumus per questo game, sì, mi associo a quello che hai detto, non è un tank e lo si può benissimo tagliare con un morbido coltello seghettato con oggetti da letalità. Allora, Ryuzaki ha due oggetti, punto, nel senso, ok, per il resto la partita è... Sì. Non è già recuperabile virtualmente. No, ovviamente Karthus può stallarla all'infinito, sì, lo sappiamo. Tristana ha un wave clear eccezionale. Non con Solari Redemption Renata. Esatto, e con VCC in questa forma stai praticamente giocando al momento in 2 contro 5. Sì, stai giocando per lo stalling che porterà presto o tardi Karthus e Tristana in un decente stato del loro inventario, ma che non può mai arrivare al punto in cui sono già arrivati Skins e Shikenta. Avremo un fight comunque, perché gli Zero Tenacity hanno deciso che questo è il Baron da contestare, questa è l'azione da cercare. Jektroll trova una linea buonissima per l'acquisizione forzata, taglia un po' l'avversario, arriva il Dio della Forgia, arriverà anche il Rekem, ma Mumus è stato bloccato dal pilastro e ora arriva il distruttore dei mondi a marciare in avanti. Arriva la veglia lunare di Jaskla che ne trova già uno, Sebex è già costretto a scappare, ad allontanarsi, e il prossimo sarà Voidus per la doppia uccisione dell'ex AD Carry degli XL. Flash a Shigenda su VCC con la Q3 per andare a giustiziarlo a 21 minuti con il barone Nashor. I Vitality DB potrebbero aver già chiuso questa pratica, aver portato la loro prima vittoria ai New Masters. Wow, questo è un gran bel modo di tornare a far parlare di Vitality DB. Avevano avuto una brutta uscita sul debutto, l'abbiamo già raccontato, quell'outcome particolare con la Prime League a regalare appunto alla Germania, al DAC,
non è solo Germania ma anche Austria e Svizzera insieme, la prima vittoria sui villain della LFL, non intendono stare a fondo classifica di questo gruppo A lungo i Vitality B, imponendosi subito contro i Zero Tenacity e trovando quello che definiamo forse uno dei più sonori stomp di queste EU Master al momento. Sto guardando il picture in picture perché qua nel replay non c'è troppo da commentare di quello che è successo, ma è stata presa la torre e c'è di nuovo l'ingaggio perché è tornato il Warzender. Va bene Shigenda, fai quello che vuoi, allora non prende danni Aatrox, non possono buttarlo giù, arriva il Gravitum, Jeskla in frontline, va a giustiziare prima la di carry avversario e poi potrebbe fare lo stesso con Sebex, utilizza la palla di cannone per allontanarlo. Shigenda nel frattempo trova la slam dunk in testa al jungler degli Zero Tenacity, con Sebex l'ultimo a cadere in base per l'ace dei Vitality B, per la vittoria senza i minion che non sono lì, non stanno facendo nulla, c'è un solo minion a tankarsi le torri del Nexus. È comunque l'1-1, il primo che abbiamo in questo EU Masters, la prima vittoria di questo quarto seed LFL gigantesco. Terzo giusto, Game Wars sono quarto. Comunque dal sono play-in, alla pari, quindi... più o meno. Sì, però. Sì, sono arrivate entrambe dal play-in e sono assolutamente sì, molto vicine le squadre della FL, quindi ci sta che ci passi di mente che questo sia il terzo seed, ma wow, questo stomp è particolarmente sonoro secondo me, Joan, perché era molto bella la draft di Zero Tenacity, era una draft con non solo una buona possibilità di imporsi, ma con anche delle intuizioni caustiche sulla partita. Quella Tristana Mid, ad esempio, era veramente potenziale auto win della partita, c'era il matchup assolutamente sopportabile in top, c'era il matchup di jungle che vedeva il chiaro aggressore, il chiaro difensore, ma il difensore lo vedevo bello coperto dalla possibilità di una duplice prio tra mid e bot. Peccato che però ci sia stato da subito lo sverone di Ryuzaki a regalare anche solo la punta del mignolo a questi Vitality B, a cui non puoi concedere nemmeno neanche quello, perché non esiste game alla pari per un'ultraliga contro l'FL. Se ci metti del tuo, se ci metti lo scivolone a caratterizzare l'early game e quel primo sangue va nelle mani proprio della miccia della composizione di Vitality B, che è Trundle, fare una brutta fine. Il 23 di score finale è decisamente una brutta fine, che fanno gli Zero Ten. Brutta fine purtroppo per loro, che l'abbiamo raccontato, sono arrivati come primo seed anche un po' per fortuna, e ne hanno parlato anche loro i giocatori su Twitter di come sia andata quella finale. Non ne parleremo adesso perché adesso ci possiamo prendere una brevissima pausa. Questa partita è stata un po' un palate cleanser dopo purtroppo quello che abbiamo visto nella prima partita di oggi. Ci siamo un po' distesi, un po' rilassati, ma continua lo show. Tra poco avremo il terzo game di giornata, pausa e poi torniamo da voi, non mancate. A tra poco.